Il ritorno sullo schermo di Sofia Loren nel film si intitola La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo. Paolo Sommaruga. Era la prima volta che qualcuno mi trattava come una persona degna di fiducia. Tutti noi meritiamo di essere visti e ascoltati. Sofia Loren parla del film La vita davanti a sé, collegata dalla sua casa di Ginevra insieme al figlio Edoardo, che l'ha diretta nel suo ritorno sullo schermo. Illumina con la voce, lo sguardo, la presenza, la figura di una donna che per sopravvivere ospita nel suo piccolo appartamento bambini in difficoltà. Il personaggio, dice, mi ricorda mia madre. A questo lato fragile, irriverente, come mia madre. Ha anche un grande cuore, però. È una donna che ha sofferto moltissimo, ma queste sofferenze non le fanno paura, non la avviliscono, la rendono ancora più forte. Un film che ha un messaggio di tolleranza, dice Sofia Loren, quanto mai attuale nei tempi in cui viviamo, tempi segnati anche dalla pandemia. Ho paura, sì, ma il legame umano e anche quello è molto importante. Non è una cosa che si può fare facilmente vivendo così. Ma bisogna rispettare assolutamente le regole. Stasera su Rai 1 alle 22:45